Eccoci, buonasera, un telegiornale che è fitto di fatti soprattutto italiani. Intanto da Genova la decisione del Tribunale del Riesame sui conti della Lega, sui soldi, sui 49 milioni, via libera alla Procura genovese per rintracciarli, recuperarli ovunque, su qualsiasi conto risalente in qualche modo al partito oggi guidato da Matteo Salvini. E ovviamente una valanga di reazioni, a cominciare da quella dello stesso Salvini, ma è chiaro che questa decisione porta probabilmente alla fine dell'attuale dimensione, dell'attuale ragione sociale della Lega, come aveva anticipato Giorgetti, ma apre anche la questione della legalità. Di Maio protegge l'alleato dicendo queste sono state ruberie, comunque reati commessi ai tempi di Bossi, non riguardano l'attuale Lega, ovviamente le opposizioni di opposto avviso, quelle di sinistra, mentre Forza Italia sta dalla parte di Salvini. Ma da Genova arriva anche la notizia che sono 20 gli indagati per il crollo del ponte del 14 di agosto. Segreti, non li comunicherà il procuratore Cozzi, però si sa che si tratta di esponenti della società Autostrade, della società operativa di engineering, della stessa società, del provveditorato alle opere pubbliche della Liguria e del Ministero delle Infrastrutture. Proprio il Ministro delle Infrastrutture Toninelli, ancora al centro dell'attenzione, aveva parlato di quelle pressioni interne e esterne che vanamente avevano tentato di impedirgli di pubblicare i testi delle concessioni autostradali, e dopo il pressing da parte della libera informazione, ma anche delle opposizioni, perché desse i nomi di coloro che avevano fatto queste pressioni, esercitato queste pressioni, ha citato l'AISCAT, che è l'associazione dei concessionari autostradali, ma dall'AISCAT si dice non è affatto vero, per dire la sua, per smentire la posizione dell'associazione. Toninelli ha pubblicato delle lettere che però sono relative al periodo precedente all'arrivo dell'attuale ministro, e quindi non erano eventualmente pressioni nei suoi confronti. La vicenda continua con qualche imbarazzo da molte parti, ma ci sono le altre storie. Innanzitutto quella positiva per il governo e per Di Maio, perché è stato raggiunto l'accordo per l'Ilva, i sindacati hanno dato segnale, semaforo verde all'intesa con ArcelorMittal, sono più di 10.100 le assunzioni che verranno fatte, si parla addirittura di 11.000, ma insomma è tutto in divenire, anche perché adesso, con la legittima soddisfazione delle parti, però si passa dal referendum tra i lavoratori. E poi ci sono altre questioni, perché incredibilmente torna in alto mare la vicenda dei vaccini. All'indomani del dietro fronte della maggioranza rispunta fuori un emendamento che allunga fino a marzo i termini dell'autocertificazione. E c'è poi, in questo momento in corso, guarda, vediamo per un attimo, c'è Conte proprio che sta parlando, la conferenza stampa del governo che ha varato il decreto anticorruzione. Ma Conte, ve lo dico prima di rimandarvi, torniamo pure in studio, di rimandarvi ai titoli subito dopo lo spot pubblicitario, Conte al centro di un'altra vicenda dalle caratteristiche un po' misteriose e sicuramente insolite. Sarebbe in lizza per un posto, una cattedra importante di diritto privato all'Università di Roma, la Sapienza, e dovrebbe sostenere un esame lunedì prossimo, il che però non si concilia con il fatto che c'è un assoluto divieto fatto al più importante degli ufficiali pubblici, il Presidente del Consiglio, di partecipare a un simile concorso e di avere in costanza del suo mandato un simile incarico. Vedremo i titoli appunto tra 30 secondi. Il Tribunale del Riesame ha accolto la richiesta della Procura di Genova per proseguire il sequestro dei fondi dalla Lega.
La vicenda si riferisce alla truffa sui rimborsi elettorali non dovuti al Carroccio tra il 2008 e il 2010 per 49 milioni. I giudici hanno anche stabilito che potranno essere bloccate le somme presenti, anche quelle che confluiranno in futuro sui conti correnti bancari intestati alla Lega. È una vicenda del passato che non mi turba. Gli italiani sono con noi, il commento di Salvini. Per il crollo del Ponte Morandi la Procura di Genova ha iscritto nel registro di indagati 20 persone, la società Autostrade. Si tratta di manager e tecnici di Autostrade per l'Italia, sia a livello nazionale che locale, di Spea Engineering e di dirigenti del provveditorato Ligure delle opere pubbliche e del Ministero delle Infrastrutture. Duro botta e risposta tra il ministro Toninelli e l'AISCAT, che riunisce i concessionari autostradali. Non abbiamo mai fatto pressioni sul Ministero per bloccare la diffusione dei contratti concessione, dice AESCAT, ma Toninelli dice ecco le prove, mostrando delle lettere però che sono riferite al periodo in cui lui non era ancora al Ministero. Concluso l'accordo sul futuro dell'Ilva tra il governo, cioè il ministro Di Maio, i sindacati e ArcelorMittal, la nuova proprietà ha escluso licenziamenti, gli attuali 10.700 lavoratori conservano il loro posto, entro il 2023 una soluzione certa anche per i 2.700 in cassa integrazione, ora la parola passa ai lavoratori con un referendum, il migliore degli accordi possibili nelle peggiori condizioni, commenta Di Maio. Via libera poco fa del Consiglio dei Ministri al disegno di legge anticorruzione. Tra le nuove norme il divieto perpetuo, cioè il DASPO, per chi corrompe a partecipare agli appalti pubblici, prevista l'introduzione dell'agente sotto copertura per smascherare i reati. Questa legge si chiama spazza corrotti ed è una prospettiva di onestà per questo Paese, ha detto Bonafede. Ma c'è un'altra piroetta del governo e della maggioranza dopo il dietro fronte di ieri sui vaccini e sull'obbligatorietà per le iscrizioni a scuola, nuovo appunto colpo di scena. In commissione è presentato un emendamento in votazione stasera che prevede l'autocertificazione fino a marzo. Poi scatterà l'obbligo vero e proprio. Previsti in questa fase controlli a campione, ma protestano già presidi delle scuole e altre categorie, chiedono maggiore certezza nelle norme. Buonasera, nell'anteprima vi ho detto anche che c'è un altro caso che ha aleggiato per tutto il pomeriggio, quello del presidente del Consiglio Conte che sarebbe in predicato per partecipare a una sorta di esame, di concorso per arrivare alla cattedra, di una cattedra prestigiosa di diritto all'Università La Sapienza di Roma, quella che è stata a lungo ricoperta da colui che viene considerato il maestro di Giuseppe Conte, cioè Guido Alpa. Ebbene, proprio pochi secondi fa, proprio mentre lo mostravamo nell'anteprima, Conte ha detto che non farà l'esame per quella cattedra per impegno istituzionale, non sosterrà il colloquio di inglese legale che sarebbe stato in programma per lunedì prossimo. Ancora non c'è la chiarezza totale sulla rinuncia al correre per la cattedra, ma questo è un primo passaggio. Ma si diceva, e avete visto primo tra i titoli, che il fatto principale a nostro avviso è la decisione del Tribunale del Riesame di Genova di andare avanti con l'acquisizione, con tutte le modalità possibili, su tutti i conti che fanno riferimento al partito della Lega, fino a quei 49 milioni che, secondo la sentenza che ben sappiamo, sono stati distratti dallo Stato e dalla Lega nella gestione Bossi-Belsito. I sequestri possono continuare. Tutte le somme di denaro già presenti o che verranno versate sui conti correnti e depositi bancari riferibili alla Lega sono immediatamente confiscabili, ovunque, presso chiunque. Così ha deciso il Tribunale del Riesame di Genova, che ha accolto il ricorso della Procura sul sequestro di tutti i soldi che entreranno nelle casse del Carroccio, fino a raggiungere la cifra dei circa 49 milioni di euro di rimborsi elettorali che sarebbero stati incassati illecitamente tra il 2008 e il 2010. Una truffa ai danni dello Stato per
cui sono stati condannati in primo grado l'allora leader Umberto Bossi, l'ex tesoriere Belsito e 3 ex revisori dei conti. Dunque, gli oltre 5 milioni e mezzo incassati in questi ultimi mesi della Lega è frutto di donazioni dei sostenitori, contributi degli eletti e il 2 per 1000 dei cittadini sono di fatto prelevabili subito, anche se non sono quelli del profitto del reato, come hanno sostenuto in linea difensiva gli avvocati della Lega. Per i giudici non importa che il denaro sia di lecita provenienza perché, si legge nell'ordinanza, non occorre la prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della confisca e il reato. Altro punto in cui il Tribunale demolisce le tesi della difesa riguarda la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo sulla condanna allo Stato italiano per avere violato la proprietà privata facendo abbattere l'ecomostro di Punta Perotti. In quel caso la confisca era la sanzione a un reato. Per i soldi della Lega invece si tratta della restituzione di un arricchimento in debito. Bocciata anche la contestazione della difesa sulla violazione dei diritti costituzionali riguardo all'immunità per i reati commessi dai dirigenti dei partiti politici. Esiste anzi una precisa disposizione di legge che impone la confisca obbligatoria, scrivono i giudici. Dunque la procura può da subito ordinare un nuovo sequestro perché il Tribunale del Riesame lo ha pienamente delegato. I tempi non si conoscono ancora, il procuratore non si è sbilanciato, ma potrebbero essere molto brevi, a meno che non decida di attendere la nuova decisione della Cassazione. Gli avvocati della Lega hanno già annunciato il ricorso. Una battaglia giudiziaria che continua mentre si scatena quella politica. E quindi la battaglia politica è partita immediatamente. Già erano tutti pronti a commentare quella decisione del Riesame. Cosa succede adesso alla Lega e con la Lega? Temete l'ira dei giusti. Matteo Salvini cita la Bibbia per commentare a mente fredda la sentenza di Genova e lanciare via social un avviso ai naviganti. Lavoro per la sicurezza degli italiani e mi indagano per sequestro di persona. Lavoro per cambiare l'Italia e l'Europa e mi bloccano tutti i conti correnti per presunti errori di 10 anni fa. Se qualcuno pensa di fermarmi o spaventarmi, ha capito male, io non mollo e lavoro con ancora più voglia, sorridente e incazzato. A caldo, stamane, aveva ostentato maggiore tranquillità. Non mi turba minimamente, un processo che riguarda fatti di 8, 9, 10, 11 anni fa, i processi alla storia non mi affascinano, se vogliono toglierci tutto ci tolgano tutto, noi faremo politica tranquillamente, abbiamo gli italiani con noi, quindi facciano quello che credono. La gente è con noi, sottolinea il leader leghista, che non parla apertamente di persecuzione per non irritare gli alleati 5 Stelle, che in cambio lo rassicurano sulla tenuta della maggioranza. Nessuna ricaduta sul governo, le sentenze si rispettano e si va avanti. I fatti riguardano il passato, dice Di Maio. Ma il problema riguarda il presente e soprattutto il futuro della Lega. Con i conti bloccati e con i contributi di parlamentari e consiglieri destinati a rimborsare lo Stato, il partito muore, come aveva anticipato giorni fa il braccio destro di Salvini, Giorgetti. E dunque una nuova forza con un nuovo nome, un nuovo simbolo potrebbe vedere la luce a breve per superare gli effetti della sentenza. Non un partito unico di centrodestra da concordare con Berlusconi. A Salvini interessano i voti, non i dirigenti di Forza Italia, spiegano fonti azzurre, ma una forza che sfrutti il nome e la popolarità del vice premier, che di fatto ridurrebbe le altre a satelliti. Lo stesso Salvini ha sempre respinto l'ipotesi del partito unico. Oggi lo fa anche Berlusconi, che torna a parlare con una nota. Il tema del partito unico semplicemente non esiste. Forza Italia va avanti perché il futuro del centrodestra è un futuro liberale. Da Forza Italia intanto arriva la piena solidarietà alla Lega per la vicenda Conti. Un partito non chiude per via giudiziaria, dice Mara Carfagna. Dall'altra parte, dal PD, Renzi attacca Salvini e punta il dito contro i 5 Stelle. La Lega ladrona ha fatto sparire 49 milioni, un ministro non rispetta una sentenza, i 5 Stelle tutti zitti per tenersi la poltrona. Gli hanno detto, scusa, ma questa è una sentenza. Ah, ma non importa... Ho visto i sondaggi, gli italiani stanno con me. No, ma ci sta, per carità di Dio. Oh, sono un esperto del settore, Salvini. La ruota gira, sappilo. Sono un esperto del settore, te lo spiego io come si fa. Non si capisce se parla della ruota che gira o se è quella della ruota della fortuna, ma probabilmente tutte e due le cose. Fatto si è che il tema Lega... sarà sicuramente preponderante nei giorni futuri. Cosa deciderà di fare Salvini, se aprire la nuova Lega, il nuovo contenitore per tutto il centrodestra, o se scegliere un'altra strada. Ma da Genova è arrivato anche qualcos'altro, lo vedremo tra poco.
è arrivata la decisione che è della procura, della stessa procura che dovrà cercare i soldi della Lega, di indagare 20 persone per il crollo del 14 agosto del ponte Morandi. Ma questo è avvenuto nello stesso momento in cui tra la società, l'associazione che mette insieme Autostrade e gli altri concessionari autostradali e il ministro per le infrastrutture Toninelli si articolava un'incredibile botta e risposta. Dopo aver denunciato in Parlamento di aver subito pressioni per non pubblicare il contratto di concessione con Autostrade, il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli oggi su Twitter ne pubblica le prove, o perlomeno è convinto di farlo. Aiscat smentita dai fatti, ecco la prova delle cortesi pressioni per dissuadere il Ministero dei Trasporti dal pubblicare gli atti delle convenzioni. E sotto parti di alcune missive dell'Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade, in cui si sostiene l'opportunità di non pubblicare gli atti delle convenzioni. Il fatto è che questi documenti sono protocollati gennaio e marzo, quando ministro era Delrio, ma, sostiene Toninelli, sono parole che ovviamente hanno influenzato le strutture anche sotto la mia gestione. Carta canta e le bugie, conclude, hanno le gambe corte. Sono dunque queste le pressioni a cui fa riferimento il ministro, quelle che a suo avviso sarebbero state effettuate da Aiscat affinché il ministero non pubblicasse gli atti delle concessioni perché potevano configurare il reato di aggiottaggio, cioè la volontà di speculare sul titolo Atlantia per abbassarne il prezzo in borsa. Dopo nemmeno mezz'ora arriva la smentita di Aiscat. Non abbiamo mai esercitato pressioni né sul ministro né sul ministero. E in una nota precisa, in merito alla pubblicazione degli atti concessori allegati alle convenzioni autostradali, Aiscat, a seguito di richiesta di parere inviataci dal ministero, ha doverosamente risposto illustrando la propria posizione. Risposta che risale allo scorso gennaio, governo Gentiloni, pre-crollo del ponte di Genova. In particolare, con una lettera dell'11 gennaio 2018, Aiscat rispondeva al MIT che dovevano essere pubblicati unicamente i contratti di concessione e non anche gli allegati, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza, segreto commerciale e industriale. In attesa di capire se si sia trattato di reali pressioni o di un semplice parere, sono arrivate dure le accuse a Toninelli da parte dell'opposizione. Il portavoce di Forza Italia in Parlamento, Moulet, parla di un ministro scaduto nel ridicolo per aver starnazzato di pressioni facendo pensare a teste di capretto mozzate inviate al Ministero quando invece si trattava di una trasparente, innocua e protocollata diffida in grado di mettere paura solo a un pavido come lui. Anche qui polemica, ma importante è stare ai fatti e tra l'altro anche se Toninelli va forse incontro a una polemica non vincente su questa cosa delle pressioni, sicuramente va scritto, e anche in un momento difficile va ricordato al governo e a lui la decisione di aver pubblicato tutti i testi delle concessioni autostradali, anche quelli che erano stati fino a quel momento segretati. Ma intanto, come sappiamo, ci sono esponenti sia del Ministero delle Infrastrutture, sia della società Autostrade, sia della sua società operativa di engineering, sia del provveditorato alle opere pubbliche della Liguria tra i 20 indagati della Procura di Genova. La Procura di Genova ha iscritto nel registro degli indagati 20 persone e la società Autostrade nell'inchiesta per il crollo di Ponte Morandi avvenuto lo scorso 14 agosto. I nomi saranno resi noti solamente dopo la notifica ai diretti interessati degli avvisi di garanzia. Tra questi vi sarebbero vertici e tecnici di Autostrade per l'Italia, oltre a dirigenti del Ministero delle Infrastrutture e del Provveditorato alle Opere Pubbliche di Liguria, Piemonte e Val d'Aosta. Per le persone iscritte le ipotesi di reato sono disastro colposo e omicidio colposo plurimo con l'aggravante della violazione della normativa antinfortunistica. L'ipotesi è che questo cantiere non era sicuro per le auto, per i conducenti di auto, camion, mezzi che potevano transitare sull'autostrada, ma non era neanche sicuro per quelli che
dovevano effettuare dei lavori. Il riferimento del procuratore capo di Genova è al cantiere dove si effettuavano lavori anche nella notte, tra il 13 e il 14 agosto, durante il temporale, cantiere che sarebbe precipitato assieme a quel troncone di ponte poche ore più tardi. Che il viadotto fosse in condizioni critiche lo confermerebbero anche i tanti sms e messaggi che riguardavano la criticità del ponte Morandi, che tecnici di autostrade si sono scambiati nelle settimane precedenti il crollo. Nei giorni scorsi i militari delle Fiamme Gialle avevano effettuato un backup dei contenuti di 15 telefoni cellulari di top manager, dirigenti e tecnici di vario livello di Autostrade della Spea, la società del gruppo ASPI che cura la manutenzione della rete autostradale. Materiale molto interessante, riferiscono fonti qualificate della Procura. Sicuramente quel ponte era interessato in continuazione dei lavori, ma qui non parliamo di un'ipotesi astratta di possibile cantieramento, parliamo di un'ipotesi concreta perché c'era un cantiere in corso che avveniva comunque su una parte, su un ponte, su una parte di ponte che è crollata. Il prossimo passaggio sarà la richiesta di procedere con l'incidente probatorio. Tutte e due i monconi del ponte Morandi restano per il momento sotto sequestro probatorio. Solo dopo si potrà pensare alla demolizione. Fonti investigative assicurano che la gara di refitting del ponte Morandi non era ancora stata segnata. Erano rimaste solo due società in gara, i cui nomi sono stati secretati da Autostrade. Per un appalto di oltre 20 milioni di euro i lavori non sarebbero dunque partiti neanche in autunno, ma almeno nei primi mesi del 2019, a meno di un nuovo ricorso della società arrivata seconda. A quel punto i cantieri sul viadotto sarebbero slittati ancora. Allora c'è il lieto fine per la lunghissima vicenda dell'Ilva, sotto l'auspicio del ministro dello sviluppo economico, ovvero Luigi Di Maio. Si sono trovati d'accordo i nuovi proprietari di ArcelorMittal e i sindacati. Ora tocca al referendum tra i lavoratori. Accordo fatto, l'immagine finale è questa, con i rappresentanti sindacali che si alternano, uno alla volta davanti a un sorridente ministro Luigi Di Maio per firmare il verbale d'intesa tra rappresentanti dei lavoratori dell'Ilva e ArcelorMittal. È l'atto conclusivo di una trattativa durata mesi, estenuante, segnata da rotture, distanze e confronti aspri, passando anche attraverso il parere richiesto dal governo all'Avvocatura dello Stato sull'illegittimità della gara di aggiudicazione del colosso siderurgico. Ora l'intesa all'ultimo respiro è fatta e maturata nel Ministero dello Sviluppo Economico tra la notte di ieri e questa mattina. Nessun licenziamento è il primo obiettivo dei sindacati annunciato da tutte le parti in causa. Tutti i 10.700 lavoratori attualmente impiegati all'Ilva conserveranno il loro posto di lavoro, l'assunzione con l'articolo 18, l'anzianità accumulata nel tempo e lo stipendio intero. Per gli altri 2.700 in cassa integrazione, Mittal ha proposto l'assunzione entro il 2023, ma per chi tra loro vorrà ci sarà la possibilità di usufruire degli incentivi per gli esodi volontari. Per questo il governo ha stanziato 250 milioni, il migliore degli accordi possibili nelle peggiori condizioni, lo definisce il vice premier. Abbiamo raggiunto questo obiettivo anche come governo in 3 mesi dopo 6 anni di inconcludenze e devo dire che però adesso il vero obiettivo è rilanciare Taranto. Non possiamo pensare che Taranto dipenda da una sola azienda. Rilanciare Taranto significa anche occuparsi dei suoi problemi ambientali con il colosso dell'acciaio indiano Mittal, che si è impegnato ad accelerare per la copertura dei parchi minerari e a limitare in maniera significativa le emissioni. Oggi è naturalmente anche l'inizio di un percorso e di un viaggio lungo, per l'Ilva, per fare l'Ilva un'impresa più forte e più pulita nel futuro. Dopo le foto con Mittal per i sindacati però non è ancora tempo di fare festa. Da domani cominciano le assemblee dei lavoratori negli stabilimenti dell'Ilva. Entro la prossima settimana gli operai dovranno votare il referendum a maggioranza, decideranno se ratificare o no l'accordo. Noi siamo fiduciosi perché abbiamo sempre mantenuto le relazioni con i lavoratori che sanno qual era lo stato della trattativa, ma Taranto in particolare è una città molto difficile, molto complicata, dove i conflitti tra ambiente e lavoro sono molto importanti. Anche il Presidente della Repubblica Mattarella esprime soddisfazione per l'accordo, diverso invece il parere del governatore pugliese Michele Emiliano, che avverte: senza garanzie ferree sulla salute dei miei concittadini non darò mai il mio assenso al piano ambientale.
Allora, poco fa il governo ha varato e presentato il disegno di legge anticorruzione che è, come si sa, firmato dal ministro della giustizia Bonafede, prevede il DASPO per i corrotti che non potranno mai più partecipare a concorsi appalti per la pubblica amministrazione e anche l'agente sotto copertura. Per essere credibili in Italia dobbiamo prima creare un ambiente, una regolazione di forte contrasto alla corruzione. Questo è il primo passaggio di una serie di ulteriori passaggi che dovranno assicurare e restituire al nostro Paese competitività. Il Consiglio dei Ministri dà il via libera al disegno di legge anticorruzione, cavallo di battaglia dei 5 Stelle, cardine del contratto di governo. Cominciamo a dire agli onesti di questo Paese che lo Stato è dalla loro parte, commenta il vice premier Luigi Di Maio. C'è il cosiddetto DASPO per i corrotti, il divieto di partecipare agli appalti pubblici, che evoca il DASPO per i tifosi violenti che non possono assistere alle manifestazioni sportive. Non potrà contrattare con la pubblica amministrazione o partecipare a gare che è stato condannato in via definitiva per una serie di reati che va dalla corruzione al traffico di influenze illecite alla concussione al peculato. Se si viene condannati in via definitiva non si ha più la possibilità di stipulare contratti con la pubblica amministrazione, oltre ad essere soggetti all'interdizione dei pubblici uffici. Chiaramente questo deve essere portato avanti con una gradualità e allora è previsto che per le condanne fino a 2 anni il DASPO può avere una durata da 5 a 7 anni. Parliamo di condanne per reati chiaramente di condanne minori, per fatti quindi con un disvalore minore. Quando invece la condanna è superiore ai 2 anni, il DASPO è perpetuo. È così che è scritto nella legge, nero su bianco. Quindi a vita. Altro punto centrale del disegno di legge è l'introduzione dell'agente sotto copertura e non agente provocatore come si era ipotizzato in un primo tempo, già previsto per reati di terrorismo, di traffico di droga e di criminalità organizzata. L'agente non provocherà il reato per incastrare i corrotti, ma raccoglierà prove nel corso delle indagini, agirà su un mandato di un magistrato cui riferirà dove emerga il sospetto di corruzione anche a seguito di segnalazioni ed esposti. Ancora si parla di vaccini. Ieri la partita sembrava chiusa, annullato, ritirato quell'emendamento, si tornava a quelli che erano i dispositivi della legge Lorenzin. Invece spunta fuori stasera un nuovo emendamento, tempi per l'autocertificazione fino a marzo. Dietro fronte sul dietro fronte, doppia inversione a U, come dice il deputato 5 Stelle medico igienista Giorgio Trizzino, che decide di non votare. Sui vaccini la maggioranza ci ripensa per la seconda volta nel giro di 24 ore. Nuovo colpo di scena oggi all'ora di pranzo in Commissione Bilancio e Affari Costituzionali riunite della Camera, che discutono il decreto mille proroghe. Ieri c'era stato il ripensamento dei giallo-verdi, cancellando l'emendamento approvato un mese fa in Senato, che aveva rinviato d'un anno l'obbligo dei vaccini deciso dal decreto Lorenzin. Insomma, tornava l'obbligo, punto e basta. Ma nella maggioranza non tutti sembravano d'accordo e brontolava il popolo Novax. E così oggi il dietro front. Un emendamento al voto stasera traduce in legge la circolare della ministra della Salute Giulia Grillo, con la possibilità dei genitori, prolungata fino al 10 marzo 2019, di autocertificare l'immunizzazione dei figli. Ci sono sì le sanzioni per chi dichiara il falso, ma i controlli non potranno che essere a campione e il rischio per i bambini immunodepressi rimane alto. Tornano in queste ore l'allarme dei medici e la protesta dei presidi. È una fase in cui servirebbe certezza del diritto e invece confusione, lamenta il mondo della scuola. L'opposizione, che ieri rivendicava la vittoria del buonsenso e della scienza, oggi parla di balletto surreale. L'ex ministra Beatrice Lorenzin ricorda che esiste un movimento organizzato che predispone autocertificazioni false. I NAS rilevano in queste ore molti casi e dice che un atto medico non può essere autocertificato. Del resto, nei centri vaccinali viene rilasciato un foglio timbrato alle famiglie. L'autodichiarazione, dice Marianna Madia, è una complicazione per tutti e l'emendamento asseconda solo un'ideologia medievale. Serve un intervento di sistema sul quale stiamo lavorando, alla spiegazione del premier Giuseppe Conte. Faremo più controlli, meglio per ora prorogare la fase transitoria e dare la certezza ai bambini di poter frequentare la scuola.
Speriamo sia l'ultima pagina a questo riguardo, su questa vicenda dei vaccini. Si parla pur sempre dei bambini, di quelli che si devono vaccinare, e anche degli altri, quelli che non si possono vaccinare perché hanno a loro volta gravi patologie e quindi vengono tutelati proprio dal fatto di avere attorno degli altri bambini, dei loro coetanei che sono vaccinati, l'immunità appunto di gregge. Non è un concetto così difficile. Andiamo a vedere all'estero. Il fatto più importante è che ancora una volta si trama, si può dire così, si trama contro Trump dall'interno della Casa Bianca. Alla Casa Bianca, nascondere la polvere sotto il tappeto sembra una pratica sempre più difficile. Dopo le anticipazioni del libro di Bob Woodward, leggendario giornalista dello scandalo Watergate che portò alle dimissioni di Nixon, nelle stanze del quartier generale di Donald Trump ci sarebbero occhi ed orecchie pronti a riportare pressoché in tempo reale tutto ciò che vedono e sentono. Stavolta a sferrare l'attacco è un anonimo alto dirigente della sua amministrazione che, con una lettera aperta pubblicata ieri in modo autonomo dal New York Times, sostiene di far parte di una resistenza interna per prevenire o limitare i danni del presidente degli Stati Uniti. Scenario confermato da Woodward nelle pagine del volume in uscita l'11 settembre. Noi vogliamo che l'amministrazione abbia successo e pensiamo che molte delle politiche di Trump abbiano già reso l'America più sicura e più prospera. Ma, afferma la talpa, pensiamo che il presidente continui ad agire in un modo che è dannoso alla salute della nostra Repubblica. Immediata la reazione dei vertici dello staff presidenziale. Il vicepresidente Mike Pence mette il suo nome nei suoi commenti, twitta il portavoce Jared Agen. Il New York Times dovrebbe vergognarsi come la persona che ha scritto l'intervento falso, illogico e senza spina dorsale. Non è mio, dice il segretario di Stato Mike Pompeo durante un viaggio in India. È triste che ci sia qualcuno che faccia questa scelta. Vengo da un posto dove se non sei nella posizione di eseguire l'intento del comandante, hai una sola opzione, lasciare. Anche l'ambasciatrice americana all'ONU Nikki Haley, inserita da alcuni nella lista delle possibili talpe dell'amministrazione Trump, assicura di non essere l'autrice della lettera. L'autore non sta proteggendo il nostro paese, sta sabotando con azioni codarde, dice la First Lady Melania. Su tutte le furie, Trump twitta a raffica. Sto drenando la palude che sta cercando di contrattaccare. Non preoccupatevi, vinceremo. Se l'alto funzionario dell'amministrazione anonimo e senza spina dorsale esiste, il New York Times deve consegnarlo o consegnarla al governo immediatamente per questioni di sicurezza nazionale. Ma per Donald Trump non esiste. È solo l'ennesima fake news. Vedremo. Intanto tanti ospiti stasera per David Parenzo e Luca Telese in una delle ultime puntate di In Onda. Poi torna Lily Gruber, che peraltro torna proprio stasera, è tra gli ospiti di Parenzo e Telese, insieme a Nicola Zingaretti, Nicola Molteni, Antonio Maria Rinaldi, ma anche Massimo Cacciari, Sebastiano Barisoni, Michele Boldrin. Noi ci fermiamo. E infine, come sempre, andiamo a vedere come sono andate e vanno le borse. Cominciamo ovviamente da Piazza Affari, l'ultimo indice. Come vedete, FTSE MIB segna meno 0,27%, stabile lo spread, 256 punti base. Per quanto riguarda Wall Street, mi è sparita la videata, come si dice, quindi non ve lo so dire. Una volta tanto finirete il telegiornale senza sapere il Dow Jones e il Nasdaq a che punto sono. Ce ne faremo una ragione tutti, penso. Linea in onda, ci vediamo domani sera, buonasera.